Nome: Giulio Piccirilli. Emanuela. Età: 36. 45 anni. Colore degli occhi: castani. Verde scuro. Colore dei capelli: castani. Castano scuro. Altezza: 1,71. 1,70 m. Professione: sociologa. Insegno economia politica presso l'Università Cattolica di Milano e presso Universitas Mercatorum di Roma. Hai figli? No. Ho tre figli. Hai 5 secondi. Spiega a un bambino cos'è l'economia. Scienza che studia come impiegare le risorse disponibili per soddisfare i bisogni e i desideri delle persone. L'economia è il meccanismo che ci consente di produrre beni e servizi. Secondo te ha capito? Spero di sì. Beh, forse mi chiederanno dopo che cosa è un bene e che cosa è un servizio. Il bene è un pezzo di pane, il servizio è un taglio di capelli. E l'altro, ha capito? Penso proprio di sì, è un economista. I bambini dovrebbero preoccuparsi del denaro? No, se sono piccoli, dai 10-12 anni in poi dovrebbero preoccuparsi, certo. Preoccuparsi no, però imparare ad usarlo e imparare che cos'è l'economia e come funziona, quello sì. Quanto sei bravo nel tuo lavoro da 1 a 5? Sono bravo 4 nel mio lavoro. 5 direi. Sei più bravo a spiegare l'economia ai tuoi studenti o a dire no a tuo figlio? Ma sono più bravo a spiegare economia ai miei studenti. Diresti mai no a tuo figlio usando le seguenti motivazioni? Costa troppo? Sì. Sì, se costa troppo, costa troppo. Non ti serve? Sì. Sì. Ora non ho abbastanza soldi, te lo regalo al tuo compleanno. No, questo no. Sì, è giusto anche dirlo davanti a un bambino che un genitore in un certo momento non ha abbastanza soldi. Hai mai rubato? Sì, da piccolo. Ho rubato le ciliegie nell'orticello di un signore cattivo. Una volta un posacenere in un albergo in Grecia. Se dico ricchezza, rispondi? Milioni. Ricchezza di affetti. L'Italia è un paese povero? No, per niente. L'Italia è un paese ricco. No, ma si sta impoverendo. L'educazione finanziaria comincia da... 10-12 anni, secondo me. Comincia da piccoli, ma è importante che gli organi di competenza usino degli strumenti adeguati, cioè delle fiabe, il teatro, dei giochi, cioè degli strumenti comprensibili per i bambini e anche divertenti. Ti piace spendere? No, se si tratta di acquistare cose inutili, no. Dipende dai periodi. In questo periodo, no. Meglio pagare con contanti o carta? È la stessa cosa per quanto mi riguarda. Gli studi dicono che è meglio pagare con contanti le spese piccole perché aiuta a mantenere il senso del controllo. Hai mai pensato, devo trovare un'idea geniale per fare un sacco di soldi? Sì, ci penso ogni sera prima di addormentarmi. Sì, l'ho pensato. Con la lira si stava meglio? No, è la stessa cosa. È una frase che è sociologicamente senza senso. Proprio senza senso. Accetti prestiti da amici e parenti? Accetto prestiti da amici e parenti, sì, li ho avuti. Dai miei genitori sì, da mio fratello sì, dagli amici no. Ti hanno mai chiesto soldi in prestito? E mi hanno anche chiesto soldi in prestito. Sì, certo. Dagli amici. Te li hanno restituiti? Me li hanno ridati. No. Tuo figlio di 6 anni vuole investire 1 euro. In cosa gli suggerisci di investirlo? In un libro. Ho visto che ci sono dei siti internet che li vendono usati anche ad 1 euro. Di comprarsi una bustina di figurine Panini. Lo sapevi che il colmo per un prof è non saper più parlare né del più né del meno? No, non lo sapevo. In effetti sì, questo è un po' un problema di noi professori. Infatti quando faccio lezione spesso condisco i concetti importanti con dei fatti di vita quotidiana. I tuoi genitori ti davano la paghetta? No, erano altri tempi, non si usava la paghetta. Sì, mia mamma mi dà una paghetta. Dai la paghetta ai tuoi figli? Ho iniziato a dargliela, poi però insomma si spendevano tutti i quattrini un secondo dopo averglieli dati e quindi ho ritenuto che la cosa non fosse così educativa. Gli studi che ho fatto all'università dimostrano che da sola la paghetta non basta ad insegnare un rapporto responsabile col denaro né a incentivare i bambini al risparmio. Quindi la paghetta va accompagnata da un dialogo sulle spese, un dialogo aperto tra genitori e figli. Elenco, rispondi sì o no. Gli pagheresti tu queste cose? La ricarica del cellulare? No. Sì, gliela pago io. La t-shirt che non gli serve? No, se non gli serve non gli serve. No, gliela pago io, ma ci pensa mia moglie. Le scarpe che gli servono? Sì, quello sì. Idem come prima, ci pensa mia moglie. Il cellulare nuovo? Dipende, se se lo merita sì. No, loro usano sempre il cellulare che io dismetto. Qualcosa che vuole, ma ha finito i soldi della paghetta? Assolutamente no. Perché ti piace l'economia? Bah, insomma, perché si tratta di un aspetto importante della vita quotidiana. Perché ti piace la sociologia? Perché mi piace studiare il rapporto tra individuo e società e come la società influenza l'individuo e viceversa. Quanto contano i soldi nella vita da 1 a 5? Fino ad agosto 3, adesso direi 4. I soldi contano 3.
ecco, sarei un ipocrita a dire che non contano affatto, contano tre. La prima cosa che hai comprato con i tuoi soldi? Primo stipendio, ufficiale da complemento dell'esercito italiano, investiti in una Fiat 127, 20 anni fa più o meno, usata. Come primo stipendio un biglietto aereo per la Polonia. Se potessi scegliere in base all'economia di un paese, dove vorresti vivere ora? Vorrei vivere in Germania, ovviamente, solo in base all'economia. Vorrei vivere in Svezia. Sei felice? Sì. Abbastanza. Da 1 a 10, 7. Quanto sei stato sincero da 1 a 10? Sono stato sincero 9. 9.